Coldiretti Ferrara ha deciso di organizzare una giornata come questa, tra l'altro tantissime le persone che stanno ancora arrivando qua a Ferrara Fiere. Sì, tantissime le persone, abbiamo forse più di 500 soci e questo ci riempie tantissimo di soddisfazione. Per quale motivo? Perché dal 1 gennaio 2023 c'è una nuova programmazione della politica agricola comune che accompagna i nostri agricoltori fino al 2027 e quindi anche questa curiosità è diciamo una condizione per la quale poi acquisite alcune condizioni gestite appunto nel regolamento possono accompagnare l'impresa agricola ad avere un aiuto nell'interpretare meglio quelle che possono essere le agevolazioni, gli incentivi e la crescita rispetto a quello che magari è l'azienda agricola oggi. Quindi sul palco ci sono dei tecnici che stanno dando delle, diciamo così, informazioni specifiche alle aziende agricole? Sì, assolutamente, ci sono dei tecnici, ci sono i nostri responsabili regionali, ci sono i nostri responsabili provinciali. Perché questo connubio? Perché vogliamo che nella gestione generale dei provvedimenti, abbiamo detto della PAC e anche della finanziaria approvata nel dicembre 2022, poi dopo ci sia anche la possibilità di analizzare quelle che possono essere proprio in maniera peculiare le condizioni che possono essere attivate nel territorio di Ferrara, quindi un confronto generale con anche peculiare con i nostri funzionari territoriali. Le imprese devono andare a casa con delle risposte? Le imprese speriamo vadano a casa con delle risposte, vogliamo che comunque comincino a ragionare quelle che sono le nuove normative in modo che poi approfondendo nei nostri uffici attraverso i nostri tecnici possano interpretare al meglio le condizioni.